San Baldoria contro Asse Mazz 2-1 alla fine del primo tempo. Daria, portiere dei San Baldoria, allora come sta andando questa partita? Stiamo dominando per la prima volta, stiamo meritando di vincere, hanno fatto pochi tiri in porta, alcuni mangiati anche. Fortunatamente, spero che finisca così. Ho capito, va bene, ringraziamo Daria, passiamo a qualche altro protagonista. Catone, tu sei il capitano, ma come si fa? Hai fatto gol, ma state perdendo questa partita. Vabbè, abbiamo una squadra molto infrancata. Poi tre gol del Napoli. Lo so. Come tu che fai schifo, come da Juventino. Purtroppo come... la settimana dura e buia questa. Sì, brutta, brutta proprio. Si è aperta male. Si è aperta male, si vedrà peggio. Coppola, tu non c'entri un cazzo. Muto, muto. State perdendo 2-1, muto. Ma come cazzo è possibile? Per piacere, Garofalo, ma com'è possibile una cosa del genere? 1-0 di Catone e poi due gol subiti così. Catone senza il portiere, qua la linea della porta, io gliela passo e lui così. Grande, grande Cafiero. Cafiero e Pato. Cafiero, tu parli poco, la dovete vincere. La dovete vincere, va bene. Grazie, siamo qui con Prisco e Catone. Partiamo da Prisco, migliore in campo nella partita tra San Baldoria e Samaz, terminata 6-3, autori di un solo gol. Allora, Prisco, innanzitutto, quanti anni hai? Io, 16. 16 anni, wow, te li porti bene. Te li porti bene, va bene. Senti, un gol oggi, hai sciorinato buon calcio. Questa San Baldoria, si può dire, abbia vinta grazie a te. Sono contento perché perché so che hanno perso sempre. Sì. Hanno pareggiato. Lo sapevo a tutti quanti, ma non fai oggi, tra l'altro hanno vinto contro una squadra abbastanza. Però il 2011 è iniziato bene, abbiamo fatto due vittorie su due. Dedichiamo la nostra squadra questa vittoria. Va bene, Prisco, dedicami il gol. Lo dedico al mio amico. Questa volta l'ho portato io. Alla squadra di San Baldoria. Va bene, ringraziamo Prisco, lo lasciamo andare. Catone, brutta sconfitta. Maturata contro l'ultima in classifica. Di buono c'è la tua ottima prestazione oggi. Sì, come ho detto prima, la settimana si è aperta male, sì, con la sconfitta della Juve si è chiusa peggio, questa è la sconfitta. Ho capito. Vabbè, una sconfitta che non cambia niente, perché dal settimo posto non ci muovevamo. Ok. E quindi abbiamo fatto un piacere ai nostri amici. Va bene, perdendo. Senti, mi vuoi dedicare almeno i gol a qualcuno? No, i gol li dedico alla mia squadra, che pure facciamo schifo. Va bene, ringraziamo Catone e lo mandiamo alla prossima. Ciao.